sono Martina, My Vision Beauty, oggi sono qui per un nuovo video. Sarà finalmente, dopo un sacco di tempo, un video preferiti. Mi sono accorta nell'ultimo periodo che ho un sacco di cosine che mi stanno piacendo. Non sono preferiti del mese di aprile, ma preferiti del periodo proprio. E infatti li pubblicherò un pochino più tardi rispetto ai preferiti di aprile, ma sono tutte queste cosine che mi stanno piacendo e tra l'altro adesso che le sto guardando si capisce proprio lo stile del make-up che mi sta piacendo in questo periodo, ed è uno stile, un tipo di make-up che poi vi farò vedere anche in un tutorial più specifico settimana prossima, mi sembra. E quindi niente, direi di iniziare subito. Inizierei dalla skincare, che è una delle cose che mi sta piacendo di più ultimamente. Mi sto, diciamo, appassionando un pochino di più, sto provando un po' più di cose, vorrei, diciamo, appassionarmi di più alla parte tecnica della skincare, quindi a quello che sono tutti gli ingredienti. Ancora non sono diventata molto brava in quello, però ho alcune cose che vorrei farvi vedere perché per me hanno funzionato, mi stanno piacendo e continuerò ad usarle. E inizierei da questa maschera qui di Zago Cosmetics. Zago è un brand nuovo che ha aperto in Corso Buenos Aires a Milano, ha aperto un negozietto super bello, super Instagram worthy, è davvero spettacolare, vi metterò delle foto perché è super bello, mi ha fatto venire subito voglia di entrare. E tra le varie cose che ho comprato ho preso questa New Brightness Illuminating Mask. Quando ho visto maschera viso illuminante ho pensato subito, sì, deve essere mia. Questa maschera ha all'interno vitamina A e questo tripeptide, che è un ingrediente particolare che va a favorire la rigenerazione della pelle, quindi fa un piccolo peeling. Essenzialmente è appunto una specie di maschera peeling che va quindi a rigenerare la pelle e renderla più luminosa. Va tenuta su per 10-15 minuti, ha una consistenza molto gel trasparente, diciamo. La applicate un pochino e poi la tenete su 10 minuti e la risciacquate con acqua tiepida o una spugnetta se volete, e noto che dà alla pelle proprio un aspetto un pochino più vivo, un pochino più luminoso. La pelle è molto più liscia ed è perfetta per l'applicazione del make-up. Si può utilizzare da 2 a 3 volte alla settimana, quindi mi piace utilizzarla quando ho magari un evento speciale, voglio avere un make-up un pochino più on point, e quindi la applico, diciamo, magari mezz'ora prima di andare a truccarmi il viso. In questo modo va proprio a rigenerare un pochino la pelle e renderla super ready e perfetta per l'applicazione del trucco dopo, e la vedrete anche nel tutorial specifico, ma non vi dico troppo perché appunto la vedrete anche in quel video lì. E altri prodotti che mi stanno piacendo, sto utilizzando l'acido ialuronico di DCM, The Ordinary. Ho fatto un ordine dal sito di DCM prendendo prodotti The Ordinary un po' di tempo fa, e il prodotto che uno dei prodotti che mi sta piacendo molto è questo qui. Come potete vedere sono arrivata a più di metà boccetta. Questo qui è l'acido ialuronico e lo utilizzo praticamente tutti i giorni, la sera, al mattino di solito, e mi piace molto questo acido ialuronico perché è bello leggero, non è una crema un pochino, un siero un pochino più pesante, si assorbe subito, ha questo effetto un pochino tacky, e mi piace molto anche in combinazione con il Buffet, che è il siero che ho utilizzato, che sto utilizzando da molto tempo. Però se dovessi sceglierne uno consiglierei appunto l'acido ialuronico. L'acido ialuronico è un ingrediente che aiuta a mantenere l'idratazione della pelle, quindi è molto buono da applicare prima delle varie creme. E una cosa che ho scoperto in quest'ultimo periodo da Greta Gazzi, che adoro, è che la skincare routine bisognerebbe farla, diciamo, dal prodotto meno spesso, meno pesante, quindi come per esempio un siero o quest'acido ialuronico che è un pochino più leggero, ai vari prodotti un pochino più pesanti come una crema in gel, una crema un pochino più ricca o magari un olio proprio. Quindi queste sono le varie fasi, e questo è il primo prodotto che utilizzo sempre dopo essermi detersa il viso, e mi sta piacendo molto e l'ho quasi finito. E
penso sinceramente che lo andrò a ricomprare. Non so se va a fare qualcosa di assolutamente diverso, cioè non è che va a cambiarvi la pelle, però mi piace molto utilizzarlo nella mia routine perché va, diciamo, a integrare tutte le varie altre cose che utilizzo. Ok, per quanto riguarda sempre la skincare, questo qui è un prodotto che ho scoperto da un po' di tempo e mi sono trovata a ricomprare tre barattoli. Questa è l'acqua micellare di questa marca che si chiama Cosmia, che sinceramente non avevo mai sentito. L'ho trovata da Lilla Poa e costava ancora meno della Garnier, quindi ho pensato magari. Non so, all'interno ci sono 500 ml ed è un'acqua, questa qui è quella con scritto freshness, con il tappo azzurrino. Questa qui è normal to combination skin, quindi per le pelli normali miste. Probabilmente se lo segnano così vuol dire che ce n'è una anche adatta per pelli secche. Comunque questa mi piace tantissimo e è molto fresca, non lascia un residuo brutto. Io adoro l'acqua micellare per struccarmi, oltre magari all'olio se ho qualcosa di un po' più pesante, ma l'acqua micellare mi dà proprio quell'effetto di freschezza, non va a bruciare gli occhi. Questa ha un odore molto fresco, buono, non è fastidioso. Mi piace davvero molto questa acqua micellare, infatti penso che continuerò a ricomprare questa quando torno da Lilla Poa, ed è anche super economica, quindi quello è un plus. Un prodotto che invece sto provando da un po' meno tempo, ma è tipo super wow, è qualcosa di un po' meno, diciamo, necessario dell'acqua micellare. Mentre l'acqua micellare è qualcosa che sì, dovete avere, o comunque uno struccante. Io adoro l'acqua micellare, appunto per quello che vi ho detto prima. Questo prodotto invece è qualcosa proprio di extra in più, di cui non avete bisogno ma volete tanto provarlo almeno una volta. E questa qui è l'Instant Glow Micellar Water Spray, quindi sì, ha un po' dell'acqua micellare, però io lo utilizzo proprio come daily hydrating water. Innanzitutto uno spray super 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 fine. Il sapore non è buono, l'odore è molto fresco, sa proprio di spa, e Instant Glow perché va proprio a dare subito, il almeno dice, di dare il 25% in più di idratazione, ma subito sulla pelle vedete che è più glowy, che è più idratata. Potete utilizzarlo anche magari durante la giornata per rinfrescare il make-up, se volete un effetto ancora più dewy, se state facendo magari un trucco con tante creme e aggiungete un pochino di polvere e volete andare ad amalgamare bene il tutto, rendere appunto tutto più glowy, luminoso. E mi piace molto, appunto, è qualcosa di un pochino più extra perché assolutamente non è necessario, e però appunto me l'hanno inviata, mi hanno inviato un paio di prodotti Face D e quindi questa la volevo inserire, appunto perché mi sta piacendo come tipo di prodotto, soprattutto in questo periodo che si avvicina verso l'estate. Un altro prodotto che sto usando molto, che mi sta piacendo, il che è raro perché sto parlando di un SPF per il viso. Ho comprato questa crema qualche mese fa e è questa crema qui della Avène, UV Rich SPF 20. È un SPF che per adesso va ancora bene, magari durante l'estate ne prenderò uno 50 ovviamente. E questa qui in realtà è per pelli sensibili, secche e molto secche, ma mi trovo molto bene perché quando andate a spalmarla sulla mano, sul viso, in realtà non ha un effetto, non lascia un residuo bianco, quindi non è troppo spessa. E sì, è abbastanza idratante, quindi magari vado a farla bene assorbire in modo che non sia troppo pesante. Non ha un odore troppo fastidioso, anche se ha un odore da crema Avène in realtà, non troppo fastidioso, non troppo da solare, però appunto mi piace e è raro per una crema SPF per il viso, perché è raro trovarne una che non sia troppo pesante, troppo oleosa. Questa qui è un bel balance, però appunto per adesso va bene, probabilmente poi durante l'estate dovrò prenderne una più adatta alle pelli miste. Però per ora mi sto trovando molto molto bene, quindi quella è super promossa. E se state cercando una crema per il viso, vi consiglio di andare su una marca un pochino più costosa. Questa qui l'ho pagata 20 euro e l'ho trovata da Tigotà. Volevo appunto trovare una bella crema
SPF di una buona marca. Ah, ecco, un'altra cosa, non mi dà problemi di brufoli, perché so anche che alcuni SPF possono dare ad alcune pelli problemi di acne, brufoli, vari puntini che spuntano. Questa invece non mi ha dato nulla, quindi appunto se volete prenderne una, vi consiglio una buona marca e la Lavender mi piace tantissimo. Un altro prodotto skincare più o meno fa parte della mia skincare routine, ma riguarda le ciglia, ed è il siero Lash Enhancing Serum della Grande Cosmetics, ed è un siero per le ciglia. L'ho comprato al Cosmoprof, tra l'altro c'è stato un brutto episodio perché in pratica non ci avevano dato il pacchetto grande ma solo quello piccolo al prezzo di quello grande, ma a parte questo mi sta piacendo molto, perché vedo visivamente le mie ciglia che sono migliorate, e adesso metto di più anche solo il mascara, riesco ad andare a infoltirle bene, renderle, sono belle lunghe. L'unica cosa ancora che manca alle mie ciglia è un po' di bel curl, quindi una piegatura fatta bene, però vabbè, insomma, non si può volere tutto, quindi va bene, mi accontento di questo. E non l'ho ancora finito, ma diciamo che non manca tantissimo a finire, diciamo, il trattamento. Quando metto il mascara proprio mi accorgo che le mie ciglia sono molto più lunghe e anche un pochino più forti, diciamo. Mettendo sempre le ciglia finte, comunque si staccano, si indeboliscono, e questo mi aiuta a mantenerle forti e lunghe. E parlando sempre di ciglia, visto che siamo qui, volevo parlarvi di due mascara che sto utilizzando ultimamente, mi stanno piacendo molto. Uno è il Super Fun di Smashbox Cosmetics, e è un mascara super super bello. Ha lo scovolino, mi piace molto perché di silicone, non lo so, è di quelli rigidi in plastica, non si accumula troppo prodotto sulle setole, quindi non va a creare grumi, distende bene le ciglia, non è un mascara voluminante, non è un mascara non è un mascara volumizzante, però trovo che dà proprio quell'effetto perfetto per un trucco naturale, proprio e sei a posto. E un altro mascara che mi è piaciuto molto, dà un pochino più di volume, questo è sempre di Zago Cosmetics, la marca che vi dicevo per prima, e questo qui è il Mini Bump Endless Lashes Mascara, e hanno solo la versione mini, spero tanto che facciano anche quella grande, perché questo mascara è molto molto bello. Qui al contrario dell'altro, lo scovolino è di quelli, diciamo, pelosini, ed è molto più grande e ricco di prodotto, però mi piace molto la formula, va bene a distendere le ciglia, le rende subito belle lunghe e un pochino più voluminose dell'altro, e lo utilizzo molto molto spesso. Il fatto che sia mini mi dà la possibilità anche di buttarlo nel beauty case tranquillamente, e però la versione grande ci serve perché vogliamo questo mascara per sempre. Allora, adesso passerei, abbiamo fatto una piccola pausa sul mascara, ma passerei al viso per parlarvi di un prodotto, cioè ci sono due ma in realtà è lo stesso, che è questa qui, la Instant Bright CC Cream di Faceley. Come vi ho detto, Faceley mi ha inviato un po' di prodotti nell'ultimo periodo, e ho provato queste Instant Bright BB Cream, che sono le BB Cream appunto di Faceley, e hanno delle proprietà sia appunto di make up ma anche di skincare, perché dovrebbero rendere la pelle più firm, non mi viene il termine in italiano, penso sia più rimpolpata, bella, che questo è il gesto, più plump. Vabbè, oltre a quello appunto, mi piacciono molto perché è una CC cream molto molto leggera, quindi non va ad aggiungere tanta coprenza, già dà giusto un effetto uniformante al viso. Utilizzo la light su tutto il viso e poi la dark per fare un pochino di contouring, bronzing. Ho visto lì al Sephora Press Day che facevano questa tecnica del contouring con la skincare, diciamo, ed ha un effetto super super naturale, super glowy, bello, appunto luminoso, ma non è troppo dewy e appiccicosiccio e bagnaticcio, di quei fondotinta che non si asciugano, quindi hanno un fastidio, perché ovviamente avendo una pelle mista devo stare un po' alla larga da quei fondotinta. Questo invece trovo che va bene a
diciamo, lavorare con il mio tipo di pelle, e anche durante la giornata non diventa eccessivamente oleoso, non c'è troppo prodotto. Il colore scuro mi piace molto per fare un po' di bronzing, è molto molto appunto effetto naturale che potete usare durante tutto il giorno senza preoccuparvi di come il fondotinta agisce, perché appunto non è un fondotinta. Lo vedrete anche questo nel video che pubblicherò prossimamente, quindi non vi preoccupate se volete una demo e una, diciamo, vabbè, in realtà la review l'ho già fatta perché è qui nei miei preferiti, ma se volete una demo e vederli più da vicino, prossimamente pubblicherò un video, quindi non vi preoccupate. E un altro prodotto che mi sta piacendo molto, sempre per questa face molto glowy, molto naturale, super makeup no makeup, è questo Like a Doll Creamy Blush di Pupa Milano. E questa è la colorazione, il numero 301, e è un blush in crema. Ultimamente, ve l'avrò già detto mi sa, sto cercando i blush in crema ovunque, e questo è tipo l'unico che mi piace davvero, e non ho una relazione di amore e odio, tipo sì mi piace ma è un po' strano. Questo mi piace davvero molto perché ha una consistenza perfetta, non è troppo cremoso, è un pochino più secco diciamo, e sul viso anche il colore è davvero spettacolare, perché è una specie di, sì c'è un po' di corallo ma in realtà un pochino bronzing, quindi è un colore che mi piace molto da utilizzare nei blush perché non è troppo acceso, non è troppo rosa, non è troppo corallo, è proprio un bel colore che può essere utilizzato anche un po' come bronzer, e ha questa satinatura che non è shimmer, non ha i glitter all'interno, che è una cosa che perché devi fare un blush con i glitter, non capisco, però appunto questa satinatura che rende la pelle un pochino più glowy ma non eccessivamente, quindi è... E per applicarlo utilizzo questo pennello di NYX Professional Makeup, che spero sia ancora disponibile perché è della collezione Holographic, ed era questo pennello qui fatto con questa forma triangolare. È una specie di kabuki molto molto denso, mi piace utilizzarlo con il blush, prima cosa perché è perfetto per il packaging, vado giusto a prenderne un pochino e non ne applica troppo, e poi vado a sfumarlo sul viso, adesso non si vede niente perché è tipo super luminoso, però mi dà la possibilità di avere un'applicazione modulabile, quindi non applicare troppo prodotto, insieme mi piacciono molto. E un altro pennello che mi sta piacendo molto è questo qui di Catrice, è una specie di multiuso, da una parte ha questa duo fiber che può essere usato per le creme, dall'altra invece per le polveri, mi piace anche questo da utilizzare con i cream blush, con l'illuminante, se per qualche motivo la mia beauty blender, la mia spugnetta non c'è, posso utilizzarlo anche per applicare il fondotinta, è molto molto comodo, e anche Catrice super economico, quindi se lo trovate ancora era nella area dei cream blush, dei vari blush che c'erano nell'ultimo periodo negli store negli stand di Catrice, se lo trovate ve lo consiglio perché è molto comodo come pennello da avere nella makeup collection. E un'altra cosa, parlando di spugnetta, mi è venuto in mente che sto utilizzando moltissimo la spugnetta di Moolak Cosmetics, mi piace molto perché è super super morbida, questa qui è la versione un pochino più grande, non quella mini, è super morbida, la forma mi piaceva un sacco già quella di NYX, però mi sto ritrovando a usare un pochino di più questa perché è ancora più morbidosa, e con queste, magari con la CC Cream ad esempio, lavora molto bene, mi piace come stende il prodotto in maniera super flawless, effortless, e un po' meno prodotto di quello che applico di solito, diciamo, un pochino più sheer, però mi piace. E parlando di viso, c'è questo prodotto qui di Nuvo Cosmetics che adoro, è Vanilla Milkshake ed è l'illuminante di Nuvo Cosmetics che mi piace di più, ha proprio una colorazione perfetta per le pelli chiare medie, vediamo se riesco, tantissimo, ma è un illuminante da una grana molto molto fine,
va a illuminare bene ed è bellissimo nei giorni in cui utilizzo poco trucco oppure più creme, diciamo, piuttosto che il super matte face. Mi piace davvero moltissimo e tra l'altro ho anche un codice sconto per Nuvo Cosmetics. Vi metterò magari anche qui delle foto perché oggi non ho quell'illuminante, ne ho indossato un altro, questo è super bello ma l'ho comprato oggi quindi non posso inserirlo nei preferiti purtroppo. Comunque dicevo, vi metterò il codice sconto per Nuvo Cosmetics che è Martina10 per avere 10% di sconto. Se avete intenzione di prendere qualcosa, questo ve lo consiglio assolutamente, soprattutto se avete una pelle chiara, media, è bellissimo, è davvero super super bello e sulla pelle bare face proprio con un po' di lentiggini, adoro adoro. Adesso passerei alle sopracciglia, per le sopracciglia ho due prodotti da mostrarvi e sono due prodotti anche questi abbastanza poco costosi, quindi anche quello è un plus. Allora abbiamo la matita High Definition Eyebrow Pencil di Pufa Milano, questa qui è nella colorazione 003, che è la penultima, diciamo, non la più scura ma la marroncina. E mi piace molto perché è una matita super fine, quindi micro eyebrow pencil. Sono contenta appunto che siano arrivate anche da Pupa, in questo modo è più semplice riuscire a prenderle. Prima le matite così c'erano solo da NYX negli store fisici, oppure bisognava andare a prendere, non so, quelle di Anastasia o varie cose del genere, e sono contenta che ci sia anche al drugstore una matita così super fine. Mi piace molto perché scrivente al punto giusto, quindi mi dà la possibilità di fare le sopracciglia in un tempo, diciamo, più ristretto, e mi piace il colore perché non è troppo scuro, non è troppo chiaro, non è troppo freddo, non è troppo caldo. E oggi l'ho utilizzata un pochino, ma davvero poco, perché avevo fatto un look super naturale prima di questo, ovviamente. E l'unica cosa è che non è waterproof, quindi se andate a, non so, tirarla via un po' se ne va, perché non è super super waterproof. Però non è una cosa che mi interessa più di tanto, perché al massimo si tira via un pochino. Comunque vado di solito per un look naturale con questa matita. E mi piace abbinarla anche all'eyebrow gel di Neve Cosmetics. La colorazione che utilizzo io è Lisboa Ebony ed è quella più scura. E mi piace moltissimo questo gel per le sopracciglia. Sono il primo giorno che l'ho utilizzato in realtà. Ha uno scovolino, come potete vedere, super super sottile, con questa forma mi piace un sacco perché non è troppo grossa, va bene a pettinare le sopracciglia, le rende belle bushy e mi piace molto. E le colorazioni anche all'interno sono molto carine, c'è anche una super chiara che è molto buono. E niente, non saprei cos'altro dire perché è un gel per le sopracciglia, però mi sta piacendo molto. Quando non utilizzo il sapone per fare le soft brows, utilizzo sempre questo di solito. Allora, passiamo adesso agli ultimi prodotti, che sono le ciglia finte. Ultimamente mi sono ritrovata negli ultimi make-up a utilizzare praticamente solo due ciglia finte. E entrambe non sono mink, quindi sono vegan friendly, cruelty free. Un paio sono le cerbiatta di Mulac Cosmetics, che sono le mie ciglia preferite per quanto riguarda il range delle ciglia di Mulac Cosmetics. Sono super belle, ovviamente non sono naturali come delle mink lashes, ma sono belle fluffy, hanno... e le sto usando moltissimo, mi sono accorta che davvero le ho usate in molti trucchi. Se mi ricordo vi metterò tutti i vari trucchi in cui l'ho utilizzata, perché sono davvero tanti ultimamente. Sto usando praticamente solo quelle lì. E queste ciglia qui, che udite udite, sono di Huda Beauty. Ho trovato delle ciglia finte di Huda Beauty, in realtà non solo queste, ma ultimamente sto usando queste qui. E ho trovato delle ciglia finte di Huda Beauty che mi piacciono. Sono troppo felice perché le ciglia di Huda Beauty. E queste in realtà è una combo. Innanzitutto mi piacciono tantissimo le Samantha numero 07, sono super naturali, un pochino fluffy, mi ricordano le Heartbreaker di House of Lashes, ci sono anche delle ciglia di NYX simili, però costano molto di più, ma a parte quello, vabbè, me le hanno inviate quindi non importa,
finché durano le userò, sono molto molto belle, le consiglio anche per le spose magari, se volete andare a utilizzare una ciglia full, hanno un effetto molto molto naturale, ma al tempo stesso abbastanza glam, ma ultimamente le sto utilizzando in combinazione, cioè sono unite con le Jade, quindi un altro paio di ciglia finte di Huda Beauty, che sono invece un pochino più spiky, un pochino più rigide. Insieme sono molto belle e hanno un effetto bello pieno, non troppo lungo, perché davvero sono, e vedete, sono abbastanza corte come ciglia, quindi possono funzionare anche per chi ha un occhio un pochino più piccolo, però appunto le ho messe insieme perché era qualcosa di un pochino più drammatico, quindi quando vado a fare dei trucchi un pochino più scuri e voglio magari un bello smoky e voglio applicare quelle ciglia lì che rendono tutto più drammatico ma bello wispy. E anche queste appunto non sono mink, quindi sono cruelty free, il che è ancora meglio. Mi sono dimenticata una cosa, visto che parlo dei miei preferiti, volevo parlarvi anche della mia parrucca preferita del mese o del periodo, che è ovviamente questa qui che ho su. E allora, vi inserirò il link qua sotto, ma in realtà avevo già fatto un video haul in cui facevo vedere questa parrucca e altre curly eccetera eccetera, di un sito in cui le parrucche costano pochissimo. Questa è una parrucca lace front, come potete vedere ha un pochino di riga. Mi piace molto perché le parrucche curly riescono proprio a sembrare molto più naturali delle altre, proprio messe su così. Non ho fatto niente di che, ho giusto tirato fuori i miei vari baby hair. Sulla testa sta molto bene, mi piace un sacco, penso proprio che questa la nominerò parrucca estiva del 2018. La volevo da un sacco, una parrucca nera, riccia, e un po' quell'effetto Rihanna caraibica, quella, la foto con il costume arancione, non so se ce l'avete presente, ma gemelle. Comunque sono super contenta di questa parrucca e la utilizzo moltissimo anche all'esterno. Quindi questo era tutto per questo video di preferiti, io spero tanto che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, magari avete adocchiato alcune cose tra i miei preferiti di questo mese, questo periodo. Se avete qualche prodotto super preferito che state amando in questo periodo, scrivetemelo qua sotto, mi piacerebbe un sacco, così ci possiamo scambiare un pochino di opinioni sui prodotti, sugli ultimi prodotti. Se ci sono dei prodotti tra questi che anche voi amate, scrivetemelo qua sotto, così anche lì possiamo dire tipo oh mio Dio, sì, lo amo anch'io. Niente ragazzi, quindi questo è tutto per il video, ma vorrei fare una cosa in più in questo video che vorrei poi mantenere tutti gli altri, che è una cosa diciamo un po' per ridare a voi tutto l'amore che in questo ultimo periodo mi state dando qui su YouTube. Siamo arrivati a 9.000 follower, sono super contenta, e la prossima tappa è 10.000, quindi se non siete iscritti al canale iscrivetevi qua sotto, e se avete delle amiche che amano il make up condividete con loro il mio canale, così possiamo crescere ancora di più. Ma comunque, la cosa che volevo dire, appunto, voglio dare un pochino di più a voi, quindi in ogni video voglio fare uno shout out, e vorrei fare uno shout out oggi a una dei miei follower che mi scrive sempre su YouTube, la vedo sempre molto attiva, è sempre super carina e super supportive per i vari video che faccio, è Melissa Garbin, spero si pronunci così, e grazie davvero Melissa tantissimo per tutti i vari commenti che hai lasciato negli ultimi video, per tutto il supporto, mi fa davvero un sacco piacere, ogni volta che vedo i tuoi commenti mi sciolgono il cuore in maniera buona, diciamo. Vorrei inserire questa cosa di fare un piccolo shout out a voi che mi supportate sempre, e quindi ogni volta sceglierò una delle persone, diciamo, che commenta di più e che vedo di solito, e gli farò un piccolo shout out alla fine dei miei video. Quindi tutto questo, noi ci dobbiamo salutare perché io sono un pochino stanca e questo video è finito, e niente, ci vediamo nel prossimo, che spero possa essere pubblicato molto presto. Ciao!